Ci troviamo nella zona della Pieve di San Giorgio, che qui vediamo e che è stata la prima chiesa degli argentani. Anzi, attualmente è la chiesa più antica della provincia di Ferrara. Oggi vediamo la chiesa isolata, però 1500 anni fa questa zona era abitata da case modeste, su palafitte generalmente, perché questa era una zona molto molto inondabile. Qui in questa zona c'erano parecchi boschi, c'era commercio di legname, c'era lo sfruttamento della pesca, nei dossi si faceva pastorizia, e quindi il nucleo qui di Argenta piano piano crebbe proprio in questa zona. La chiesa si accorse di questo particolare interessamento di nuclei che stavano nascendo e acquisì tutto il territorio, e nel 569 Agnello, l'arcivescovo di Ravenna, fece costruire questa chiesa, che allora era 3 metri più sotto e soprattutto era 3 navate. Qui abbiamo i particolari che ci fanno vedere appunto dove c'erano i passaggi alle navate. Questi sono archi, naturalmente, che avevano la comunicazione dalle 3 navate. La parte più importante della Pieve di San Giorgio è il portale. È stato costruito nel 1122 da Giovanni da Modigliana, purtroppo uno scultore che è rimasto sconosciuto perché non si sono trovate altre opere, quindi questa è l'unica opera dell'autore. Partiamo dalla lunetta nella quale è scolpito il martirio di San Giorgio, con il giovane corpo inarcato sulla ruota e stretto da 2 torturatori. In alto la mano del Padre Celeste. Nel bordo semicircolare della lunetta la scritta: questi disprezzò la ruota che gli lacerava tutte le membra, essa donò la vita a colui al quale credette di dare la morte. Al centro dell'architrave, fra 2 grifoni rappresentanti i demoni, in origine erano scolpite le figure di Adamo ed Eva, purtroppo raschiate in epoca non definita. Negli stipiti sono raffigurati i mesi dell'anno. Gennaio rappresenta Gianno Bifronte, colui che apre tutte le porte e apre anche i mesi dell'anno. Poi abbiamo febbraio, nel gesto di potare. Marzo, suonatore di flauto. Aprile, suonatore di corno. Poi abbiamo maggio, in veste di cavaliere. Giugno, affila la falce. Poi luglio miete il grano, agosto prepara la botte, settembre vendemmiatore, ottobre nell'atto della semina, novembre sbarba le rape e dicembre si prepara l'uccisione del maiale. La Pieve di San Giorgio ebbe l'importanza da subito. Naturalmente aveva il fonte battesimale, e che portò avanti per secoli fino al 1252, quando la zona ormai era tutta abbandonata, la chiesa era rimasta isolata e il fonte battesimale fu portato alla chiesa di San Nicolò nel centro di Argenta, che ormai era diventata anche la cattedrale, quindi la chiesa più importante del paese. Quando hanno fatto i sondaggi hanno trovato a 3 metri di profondità il pavimento, un pavimento in mosaico di epoca romana, bellissimo, veramente bellissimo. Sauro Gelichi, della Soprintendenza Archeologica per l'Emilia Romagna, scrive: la chiesa di San Giorgio rappresenta ormai per gli argentani, ma non solo per loro, non più e non solo un culto, ma un monumento da difendere e da salvaguardare, unico contenitore di memorie del territorio giunto fino a noi.